E ciao a tutti ragazzi, vi rubo un secondo solo per dirvi che la grafica vincitore, simbolo vincitore, grazie ai vostri commenti, è stata il simbolo numero 2 e la grafica numero 1 di netto vantaggio, quindi potete controllare anche voi sotto nei commenti dello scorso video. Ringrazio tutti per la partecipazione sotto nei commenti e vi volevo anche dire che periodicamente cambierò il simbolo e la grafica del canale. Ogni tanto cambierò entrambe per rinnovare un attimino il canale per renderlo sempre fresco. Che magari mi inventerò qualche altro simbolo, qualche altra grafica. Comunque vi farò sapere tutto. Ringrazio per il video che state per vedere i Poor Buster, canale nella descrizione. Fanno esperimenti manuali e costruzioni di armi, come per esempio lance o archi. I video sono abbastanza belli, supportateli e ringrazio appunto loro per avermi aiutato con questo video. Niente, buona visione e ci vediamo col prossimo video. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il video della rampa che in molti mi avete chiesto. Lo suddividerò in 5 punti, quindi come costruire una rampa in 5 semplici passi. Molto semplice, certamente non tutti potranno farlo perché magari manca la materia prima, però si possono benissimo prendere delle assi, per esempio da un fabbro, che ne so io, e potete costruirvi anche la rampa magari in terra, nei boschi. Comunque questi consigli sono preziosissimi, almeno secondo il mio punto di vista. Iniziamo subito. Il primo punto è trovare un bel posto dove fare la rampa. Io ho trovato questo. Ho trovato questa cunetta che appunto io ci ho visto subito una bella rampa. Come vedete è anche molto sporca, però comunque ho visto che era una cunetta molto utile per fare una rampa. Infatti come vedete lì c'è la salita e qua c'è la discesa. Questo punto era un punto spettacolare e ho deciso di farla qua. Secondo punto è ripulire la zona che abbiamo trovato. Infatti come potete vedere è tutta sporca e piena di arbusti, quindi bisognerà prima pulirla e renderla utile per una rampa. Qua era pieno di radici e tutto sporco. Come vedete ho creato un tunnel bello pulito dagli arbusti con un falcetto, appunto dall'inizio alla fine, dove poi ho appoggiato delle rampe. Qua come vedete è pieno di sassi e di arbusti, ho cercato di togliere il più possibile e di ripulire la zona soprattutto dalle radici. Poi con l'aiuto di un po' di sabbia, terra o quello che avete potete riempire alcuni buchi. Terzo punto è quello di trovare materiali per costruire la rampa. Queste assi qua sono perfette perché sono lunghe e sono abbastanza rigide per costruire la rampa che non si spacchi, però sono anche flessibili per poter assorbire bene il peso e non spezzarsi durante la corsa. Avremo bisogno anche di queste assi qua per metterle in modo orizzontale e rialzare la rampa. Quarto punto, costruire la rampa. Siccome questa rampa è di tipo collinare, dovremo costruire una rampa per il salto iniziale e per l'arrivo. Noi siamo già fortunati perché abbiamo già una base di rialzo fatta di terra. Procediamo con la costruzione. Come vedete ho già costruito queste due rampe partendo da la salita, piazzando una rampa in questa maniera con un asse sotto per rialzarla e una seconda rampa per coprire dei buchi che c'erano e più per sicurezza, diciamo, in modo tale che se uno non ha abbastanza velocità può appoggiarsi a questa rampa e non cadere. Però questa rampa, come possiamo vedere, è troppo rialzata e a me non piace molto, diciamo che ci ho saltato molto su questa e ho voglia di cambiarla un po'. Metterò questa asse rialzandola e rendendo la salita più omogenea e meno aggressiva. Proviamo. Come vedete ho aggiunto l'asse sotto in modo tale da avere una salita più
meno aggressiva, ma avere comunque lo slancio di quella precedente, perché la parte terminale è rimasta la stessa. Ho aggiunto sotto qua queste due travi, una per rialzare la, l'asse precedente, e una perché essendoci troppa altezza, quando ci andavo sopra col peso rischiava di spezzarsi, in modo tale che quando ci vado sopra si appoggia l'asse, piegandosi si appoggia sull'asse ed evita di spezzarsi quando ci salirò sopra in bici. La parte iniziale mi sembra terminata con successo. Passiamo alla parte centrale. La parte centrale non ho modificato nulla, però volevo farvi vedere come ho messo quest'asse, che anche se è poco stabile, ma servirà solo d'appoggio nel caso, vedete, poco stabile, però servirà solo di appoggio nel caso io la rampa la fallisco e non riesco a saltare. Questa piccola asse qua è sempre d'appoggio, che può essere già un arrivo. E adesso c'è la parte finale, che appunto può essere questa asse qua, oppure io ho messo questa ben integrata col terreno, quindi ci ho dovuto metterci un po' di sabbia, in modo tale che io atterrerò su questa. Da notare una cosa, che adesso sono un po' ghiacciate, quindi io probabilmente non ci passerò sopra, ma passerò qua di lato per evitare di cadere, perché c'è sopra il ghiaccio. Nel quinto punto dovremo provare la rampa e apportare eventuali modifiche se la rampa non va bene. Quindi proviamola. Abbiamo andato con successo, la modifica della rampa che ho portato è molto positiva. Io avevo già la rampa precedente e questa qua devo dire che migliorata, va molto meglio. Appunto, questo era il video della rampa, spero che vi sia piaciuto. Chiedetemi qualsiasi cosa sotto nei commenti. Al prossimo video. Scream my name, raise it up for the price of fame. She asked me, is it worth it? The girls and the bars for your soul and the scars, silicone models and cognac bottles.